Le sale del PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 24 maggio accolgono la mostra antologica di Ferdinando Ambrosino, Magie di icone mediterranee. Tre blocchi di opere divise per epoca, ma soprattutto per mutamenti di stile. Ci sono le opere del periodo che va dal 1955 al 1970, caratterizzate da un forte amore per il paesaggio, le opere dagli anni 70 agli anni 90, in cui c'è un deciso avvicinamento all'astrattismo, e per finire le opere che si concludono nel 2014, in cui si sviluppa con decisione la sua vera originalità. Attraversando le stanze del Palazzo delle Arti si viene colpito dalla forza dei colori proposti dall'artista e si resta imprigionati nell'eterna dicotomia tra reale e non reale. Una mostra forte, di grande impatto e dai molteplici significati. Diciamo che questa mostra antologica raccoglie 40 opere pittoriche, molto difficile racchiudere in 40 opere un percorso artistico di 60 anni. Però ci siamo sforzati e abbiamo messo in evidenza le opere più significative. Diciamo, il mio percorso artistico inizia dal paesaggio flegreo, un paesaggio ricco di storia, di mitologia, di ambiente naturale, insomma, e quindi quello è stato il mio inizio, questo paesaggio espressionista, dai colori forti, con le luci, diciamo, crepuscolari che sono tipici dei campi flegrei. Poi naturalmente il tempo passa, l'ispirazione cambia e quindi abbiamo iniziato a rendere il paesaggio più fluido, più un ricordo del paesaggio, più una lettura interiore, più un paesaggio che vogliamo noi ma che non è nella realtà, quindi un paesaggio dell'anima, la memoria di un paesaggio.